4, ha ammazzato due giovani, ha fatto in versione U, in doppia linea continua, un muro davanti, in una curva impossibile, gli hanno dato 20 mesi di reclusione, sospensione a patente 6 mesi e poi gli hanno ridato la patente. Allora domanda, ma com'è possibile che succedano queste cose qua? Com'è possibile che se io affianco la mamma di Sara e il papà di Matteo nel tribunale quando saremo io e loro e basta? Com'è possibile che nessuno della società si unisca a dire no ragazzi, io non do solo l'euro per il Tibet perché c'è stato il terremoto, però mi informo di questa cosa perché il Tibet è una cosa molto grave che è successa ed è giusta la nostra sensibilità. Però ragazzi, qua la strage ce l'abbiamo in casa, la guerra ce l'abbiamo fuori di qua, ce l'abbiamo su questa strada qua davanti, ce l'abbiamo nelle strade del vostro quartiere. Questo è il problema. Noi dell'associazione che abbiamo perso tutto sulla strada, perché vi ripeto, la mia era una bella famiglia, chi voleva quell'incidente stradale? Chi voleva che mio padre guidando la macchina con un trattore che gli ha tagliato la strada, che non poteva neanche circolare, non aveva la carta di circolazione, era ubriaco e in più non ci vedeva perché il signore aveva dei problemi anche di vista, ha tagliato la strada a mio papà che è finito in un fosso, è rimasto invalido e suo fratello è morto, un fratello che si chiamava come me. Sono andati a casa a comunicarlo alla mia nonna che non l'ho mai conosciuto, gli hanno detto guarda è morto tuo figlio e lei è morta, anche lei, perché ha fatto un infarto. Qua a Vicenza, se voi siete di Vicenza, avete un caso eclatante di cronaca. Qualche anno fa un ragazzo è morto perché uno in tangenziale, in contromano, l'ha ucciso. Alex, non voglio dire il cognome, comunque Alex. Sono andati a casa, hanno detto la madre la sera stessa si è impiccata, si è uccisa, la mamma è morta, non c'è più. Domanda, vi faccio una domanda. È possibile che nei 3.750 morti che conteggia l'Istat di quell'anno non ci sia la mamma di Alex? Cioè voi mi volete far capire che la mamma di Alex è una vittima di un suicidio? Ma voi lo considerate giusto che la mamma di Alex rientri nelle statistiche delle vittime di suicidio? Quella è una vittima dell'incidente stradale. Non è diretta come il ragazzo che purtroppo è deceduto dentro la macchina, ma è una vittima lo stesso. E noi vogliamo lasciare queste famiglie, noi famiglie, da sole a combattere a scalare una montagna anche più grande di loro. Chi è che li aiuta loro? Ma voi non avete idea di come ci trattano i tribunali? Ma sapete che ci sono dei casi che noi andiamo nei tribunali, prendono in mano un foglio e dice va, per noi va bene la pena, la procura dice per noi va bene 12 mesi di reclusione. Mi scusi, ma sono due morti. Ah, ma perché sono due morti? Ah, beh, pensavo uno solo. Cioè, vi rendete conto che una famiglia che sente queste frasi, queste voci, o magari che vede che l'imputato non chiede mai scuse e cerca qualche modo per, non so, fare in modo di non avere la sospensione della patente, di rimettersi alla guida. Noi abbiamo Verona un caso di uno con la Porsche che ha ammazzato, lui era capace di difendersi perché è pieno di soldi, ha ammazzato uno, si è fatto ridare la patente e ne ha ammazzato un altro. Sempre con la patente sospesa, non doveva avere, il giudice di pace ha trovato uno che gli ha creduto perché non aveva contraddittorio. E quando io gli ho chiesto alla prefettura perché non sei andata a difenderti, perché cosa vuoi che facciamo? Non è che possiamo fare tutto, non abbiamo gli avvocati, questo era pieno e ci ha fatto un mazzo così e abbiamo perso. Vado dalle motorizzazioni e gli dico scusate, ma perché non fate le revisioni, le motorizzazioni del vostro città? Perché non fate le revisioni delle patenti obbligatorie in caso di incidente stradale? È dal 2010 obbligatoria. Non possiamo perché non abbiamo gli strumenti. Allora ragazzi, allarghiamo le braccia, diciamo siamo nelle mani non lo so di chi. Allora cosa dobbiamo fare? Lo rallentiamo questo mondo o non lo rallentiamo? Perché come diceva giustamente la mamma di Sara, che diceva io tornerei indietro coi calessi, sì, va bene, forse è uno scenario un po' utopistico, forse è uno scenario un po' estremista, ma vi chiedo a tutti voi, ma voi cosa correte dietro a fare durante il giorno? Ma voi correte durante il giorno? Avete fretta di portare i bambini per poi andare a lavorare, per poi tornare a prendere i soldi, per poi pagare le bollette? Ho capito, ma non state vicini ai vostri cari, correte ai 200 all'ora, per poi un giorno avete un poliziotto che viene a casa, vi suona il campanello e vi dice non c'è più vostro figlio, che dovrebbe essere la ragione della vostra vita. Ma che giro perverso è? Io che sono dell'Associazione Italiana Famiglia delle Vittime della Strada e che mi scuso per dirvi magari queste cose che magari sono crude, magari sono cose che troppo forti, però non riesco a stare in silenzio e a credere che sia una componente, un attributo da pagare al progresso. Perché io vedo la mamma di Sara, vedo la mamma vedo il papà di Matteo, vedo la sofferenza dei miei genitori, vedo quel vuoto insanabile che ha portato una famiglia bellissima a avere una famiglia in cui deve confrontarsi con l'impossibile, perché mia madre mi dice prova tu, io dico mamma scusa ma non è giusto, io non meritavo tutto questo, prova tu, mi ha detto lei. Io oggi ho quattro figli, di cui la piccola è in braccio a mia moglie, è nata 8 mesi fa. Ogni volta che li saluto penso che magari è l'ultima volta che li abbraccio, è la verità, purtroppo io ve lo devo dire, lo confesso, l'ho rifiutato a me stesso tante volte e ho cercato di comunicarlo il meno possibile ai miei figli, perché è vero, sei un po' macabro papà, ho capito, però noi dobbiamo anche vivere, giusto? Io non voglio fare l'errore che hanno fatto i miei genitori, però non posso riflettere.
quando metto in moto la macchina, che magari è l'ultima volta che vi saluto. Questa è una cosa, ragazzi, che io penso ed è costantemente nel mio DNA, è entrata perché un grave shock ha turbato la mia vita da quando ero nato. Però, tutto sommato, questo mi ha dato la forza per associarmi, per andare a battermi anche per battaglie che non sono mie personali, per aiutare, non dico la mamma di Sara perché ancora non la conosco, il papà di Matteo, però per un giorno aiutarli se vorranno, perché ho competenza, ho capacità, e a me non la raccontano, a noi dell'associazione non ce la raccontano, non ci dicono le cose che noi solo perché vogliamo sentirle dire per metterci calmi, no, noi abbiamo questa forza. E ringrazio molto la band perché ci dà la possibilità di apparire, di far sentire la nostra voce, perché è questo che ci manca. I mezzi di informazione sono a loro volta comprati da chi ha i poteri forti, cioè noi ci battiamo con chi fa le leggi, ci battiamo con le assicurazioni, ci battiamo con i giornali, sono la gente che paga le loro leggi. Cioè la domanda è, e vi lascio con questo spunto di riflessione, siamo nel Veneto, il Veneto noi abbiamo conteggiato che spende 1 miliardo l'anno per gli incidenti stradali, quelli passati e quelli presenti. Ragazzi, sapete cos'è 1 miliardo di euro? 1 miliardo di euro della sanità pubblica. Ma allora vi domando, quando c'è un incidente stradale, vi faccio un esempio banale, rimaniamo sul banale, un colpo di frusta, vado all'ospedale, ho un po' di giramenti di testa, mi prescrivono un attacco, una risonanza magnetica, mi prescrivono altri esami, cioè, bene. Quando io dopo mi metto in riga, ho avuto magari un colpo di frusta, l'assicurazione prende contatto e mi paga il mio colpo di frusta. Chi la paga l'ospedale? Un attacco costa, una risonanza magnetica costa, una radiografia costa. Lo Stato non chiede i soldi che ha speso per quel danno che hanno fatto? Cioè, se io sto guidando in macchina, uno mi tampona, ha la responsabilità, mi deve pagare il mio colpo di frusta. Mi seguite come ragionamento? Perché lo Stato dice, no piano, anch'io però ho dovuto pagare le radiografie di Pallotti e l'attacco di Pallotti, e l'attacco di Pallotti l'ha dovuta fare perché uno gli ha fatto male. Ecco, domanda, perché lo Stato non chiede i soldi e ci fa pagare a noi? Ragazzi, la paghiamo noi, perché siete voi che pagate con l'IRPEF il 1 miliardo di euro del Veneto, cioè, o con la tassa sulla benzina. Allora loro ci vengono a dire, scusate signori, il mondo è duro, dovete correre, perché se correte mettete più benzina, se mettete la benzina noi abbiamo un gettito di 60 miliardi di euro l'anno di soldi della benzina, se voi invece state a casa e andate in giro col calesse, come dice la mamma di Sara, che io sono assolutamente d'accordo, lo Stato fa flop e non vive più, perché gli sperperi, perché non c'è possibilità, loro si reggono sulla tassa della benzina, una gran parte del gettito è la tassa della benzina, se voi mettete più benzina andate via col cavallo e di conseguenza non hanno più soldi, e allora loro vi cercano di aumentare i consumi per farvi correre di più, perché dopo fine mese dovete pagare la carta di credito che arriva, le bollette che arrivano. Questo è lo scenario desolante. Noi, e vi faccio una promessa, nonostante tutto quello che ci fanno, ci mettono in minoranza, non ci ascoltano, noi ci avviciniamo a realtà così importanti come questa della cover band, e che ringraziamo moltissimo, li supporteremo in tutti, speriamo che il signor Antonello Venditti voglia unirsi a noi a Roma, invitarci, e noi ci saremo presenti. Vi faccio una promessa, fino a quando io ci sarò, vi difenderò per quello che posso sulle strade, contribuendo a fare in modo che le strade siano più sicure, però vi prego, dateci una mano perché ne abbiamo davvero bisogno, perché la nostra voce cade nel vuoto se siamo pochi. Grazie mille.